Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi video tag perché sono in piena ridathon, sto partecipando ai gufo e quindi video veloce. Oggi facciamo la spulciando nella wish tag, che è questo tag dove parliamo della nostra wish list. Io ne ho una immensa, quindi... Allora, partiamo subito. Prima domanda. L'ultimo libro della tua wish è entrato nella tua libreria. Questo è uno spoiler sul book haul. Mi è arrivato giusto il... pacco da libraccio, e dopo anni che ce l'avevo in lista mi è arrivato questo libro per ragazzi, che è Pepi Mirino, l'invasione dei PNG ostili, di Cristiano Cavina, che è appunto un libro per ragazzi in cui personaggi PNG di penso mondi fantasy entrano in contatto con il nostro mondo, finiscono nel nostro mondo da che loro erano nel loro mondo fantasy. Sono super curiosa, non vedo l'ora di leggerlo. Numero 2, in quale sito hai la tua wish? In realtà io in tanti. Ultimamente l'ho messa anche in Amazon, perché Amazon ha la particolarità di avere anche le edizioni che sono fuori catalogo, quindi è una cosa più completa per cui mi metto i punti. Però quella in cui la uso di più è sicuramente Libraccio, che è anche la piaga del mio portafoglio, perché da che ho scoperto di poter mettere la... wishlist su Libraccio, ovviamente ogni volta c'è un sacco di tentazioni. Ce l'ho anche su Acciobooks, che uso per scambiare, quella storica su Bookmooch, e su Facebook, a cui i miei amici possono accedere se non sanno cosa regalarmi. 3. Nella tua wish hai solo romanzi o anche altre tipologie di articolo? Allora, quelle libresche hanno solo libri e fumetti e forse qualche manga, ma non sono sicura, forse solo uno, ma è per me. Mentre quelle al di fuori dei libri, ne ho appunto una posta su Facebook, se gli amici non sanno cosa regalarmi, ha un po' di tutto, è veramente un pandemonio di roba. Numero 4. Ti ricordi sempre di cancellare gli articoli che hai acquistato o che ti hanno regalato? Sì, sempre. Su Facebook, perché pubblica appunto, poi magari se no arrivano doppioni se io non l'aggiorno regolarmente. E sugli altri siti, perché appunto avendone così tanti diversi, essendo che ci sono anche diversi siti di scambio, è meglio che io l'abbia aggiornata, altrimenti poi arrivano doppioni anche lì. 5. Quanti libri hai in Wish? Allora, l'ultima volta che ho visto su Libraccio, che non li ha tutti quelli che voglio, erano 370, tra fumetti, saggi, romanzi. In realtà ovviamente sono molti di più, perché appunto tutti i volumi delle serie che mi interessano, che poi magari poi scendono perché non mi piace il primo libro, o appunto quelli che non ci sono disponibili le schede, quelli che sono fuori catalogo, sono molti di più, però attualmente 370 su Libraccio. Numero 6. Un libro che desideri da tanto ma che non hai ancora acquistato. Un sacchissimo, soprattutto quelli più vecchi. Ci sono alcuni artbook che dovrei recuperare, che obiettivamente potrei recuperare, ma devo sempre trovare l'occasione. Mentre parlando di romanzi, sicuramente uno dei più vecchi è il primo della serie dei Guardiani dell'Infanzia, Nicholas Nord, che io ho effettivamente il Coniglio di Pasqua, che leggerò per Pasqua, ma mi manca ancora il primo, io parto dal secondo, ma sì. Numero 7. Un libro che hai inserito in Wish dopo aver visto un video su YouTube. La maggior parte. YouTube e Instagram sono le mie più grandi fonti di ispirazione per libri. Tant'è che io tanti libri che ho in Wish, soprattutto quelli più vecchi, non mi ricordo assolutamente di che cosa parlano. So solo che se li ho messi in lista è perché mi ispirano tantissimo. Ad esempio... aspettate che lo prendo. Uno degli ultimi che mi è arrivato, che è House of Penance, e appunto l'ho visto da Prismatic 310 e mi ha ispirato tantissimo, quindi l'ho voluto recuperare. Grazie sconti Oscar, avete fatto spendere molto di meno. Numero 8. Il libro più costoso della tua wish. Allora, credo che i più costosi siano gli artbook, perché gli artbook sono quelli che veramente costano tanto tanto di più. Altrimenti ci sono sicuramente i fumetti della Oscar Inc, che hanno un bel costo, e forse come romanzi Casa di Foglie, che ha appunto è su una trentina di euro giù di lì, dovrebbero essere quelli. Numero 9. Il libro che non puoi proprio eliminare dalla wish, nel senso che non puoi farne a meno e che prima o poi lo compri per forza. Credo che quello che voglio assolutamente recuperare prima o poi,
se lo trovo usato oppure se lo trovo fisico in un'occasione, sia Nerdopoli, che è questo saggio sulla cultura pop e nerd degli ultimi anni, che mi interessa veramente un sacco, quello sono molto curiosa di leggerlo. Numero 10, un libro che tutti hanno e tu hai ancora in Wish, la maggior parte. diciamo che quelli degli ultimi anni, sicuramente Casa di Foglie, che è uno degli ultimi usciti, perché non ho ancora trovato l'occasione, ma neanche la forza di prenderlo, perché ho già esse da leggere, quindi vorrei smaltire prima quello prima di prendere un nuovo libro interattivo. Oppure la maggior parte dei classici dell'ippocampo, quelli fatti in collaborazione con Mina Lima, lì ce li hanno un sacco di persone. Io al momento ho solo La Bella e la Bestia, ma voglio pian piano recuperare anche gli altri. Numero 11, tagga. Allora, è un tag un po' vecchio, quindi io non mi metto a taggarvi. Se però lo volete fare perché vi è incuriosito e volete linkarmi qua sotto il vostro canale YouTube, la vostra pagina Instagram, mi fa super piacere, anche perché è un tag veramente carino e così ci supportiamo a vicenda nel nostro avere sempre liste infinite di libri e altre cose. Con questo io vi saluto, noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!